A fronte di un'area di intervento di 25.460 metri quadri, è stata realizzata la copertura di meno del 10% nel tempo previsto dal cronoprogramma approvato. Se si dovesse mantenere la stessa velocità di intervento, si può ipotizzare il completamento delle attività di capping leggero in ulteriori 34 mesi. La bocciatura di Edison e del Ministero dell'Ambiente è messa nero su bianco dalla relazione che l'ARTA ha inviato lo scorso 8 febbraio rispetto ad analisi e controlli condotti nelle discariche 2A e 2B di Bussi sul Tirino, oggetto di lavori di messa in sicurezza d'urgenza. Lavori che in realtà sarebbero dovuti avvenire a partire dal 2008, quando l'area sequestrata l'anno precedente da un'inchiesta della Procura di Pescara e della Forestale è passata sotto il controllo dello Stato. L'ARTA, nella sua meticolosa relazione corredata di fotografie, analizza punto per punto il cronoprogramma approvato dai dirigenti del Ministero dell'Ambiente. Secondo la scansione temporale, infatti, i lavori di capping dovevano terminare lo scorso 25 gennaio, a due mesi cioè dall'ultimazione delle indagini dirette, il 25 novembre 2020. In più, scrive sempre l'ARTA, le analisi della società sono in ritardo e se ne attendono i risultati, mentre quelle di ARTA fanno emergere che le discariche continuano ad inquinare con sostanze pericolosissime per la salute, tra cui tetracloroetilene, tricloroetilene, cloruro di vinile ed esacloroetano. Il tutto a distanza di 15 anni dal primo sequestro e con una gara d'appalto per la bonifica cancellata dal Ministero ed ora oggetto di contenzioso legale. Noi auspichiamo che la Procura di Pescara metta sotto osservazione l'operato dei dirigenti ministeriali e devo dire che il ministro Costa e il sottosegretario Morassut hanno fatto molti proclami che sono rimasti poi solo sulla carta. Edison, che è il responsabile della contaminazione, individuato fin dal giugno 2018, deve svolgere le attività di messa in sicurezza e bonifica. Se non riesce a farlo, lo deve fare lo Stato, ovviamente rivalendosi poi economicamente su Edison. Purtroppo però il Ministero dell'Ambiente ha annullato la gara per i lavori che avrebbero già oggi garantito quella bonifica che attendiamo da troppi anni.